per l'interno per arrivare a Senigallia, così non devo pagare. Passiamo, sì, adesso ti faccio. Dov'è la strada? L'autostrada, che tanto la devo pagare da Senigallia per Loreto, Porto Recanati. Dovemmo andare, dovemmo gì. Ci facciamo una foto? No. Ma come no? Le riprese? Fa Urbino Senigallia. Cos'è? Ma quello è bello, quello fa più viva la perché la guarda, come si chiama? Sono pure raffreddata. Io ho la barba lunga. Quindi c'è. Allora, questo. Allora, abbiamo scoperto che devo mandare quello, te lo fai scaricare dalla cosa. Dalla. Sì. Lo scarichi dalle tasse. Vediamo. Niente. Niente. Vabbè, dai, non è che. Potevano dare di più, però abbiamo visto. Sì, più che altro. Qualcosa sull'euro che mi interessa, anche se devo dire ho sentito anche un po' di chiacchiere vacue. Sì, lei l'ha dimostrato che parlava. Ecco, io la devo mettere a posto, aspetta Andrea, scusa. Ma io mi tolgo la giacca, okay. Scusa. Sì, sì. Che non ne puoto più. Stamattina si è portato in fretta. Tu guarda, no? Voglio dire, Urbino è 3 volte più piccola di Macerata, ma dal punto di vista universitario, ma anche a Macerata c'è l'università. Confronto è stata veramente sempre morta Macerata. A piano. Il culo butta alla destra. Esatto, sì. tutto a destra. Altrimenti va. Tutto a destra. Sì, sì. Non so quanto spazio sei dietro. Sì, no, diciamo, prendiamoci la strada, la superstrada. Guarda, ce la fai, Tutto a sinistra ce la fai. L'hai visto il video ieri che ti ho messo di Milano? Sì, ma io cos'è, l'ho seguito sempre quello. Ma io ne ho cercato qualcuno. Ce n'è una anche con Selen. Ho visto quello con Abatantuano e Bisio, che è carino. Perché quello sono. Non l'ho visto, mannaggia, di qua? Sì, e io a te ti ho messo quello. Perché, allora, Paola Cortellesi, carino, esatto. Con infatti, perché lì potevamo essere io e te. Invece quello di Bisio e Abatantuano l'ho messo a Luzio. Due per due? No, è che c'era l'unica donna che ho visto, perché poi forse quello de Bisio e di Avattatone ci ho messo Luzio. L'ho mandato a Luzio perché ho detto, allora, Bisio lo faccio io per anche per cose fisiche. Sì. E poi Avattatone lo fa lui. Comunque erano carine, sì, l'avevo vista qualche volta, però è fine agli anni 90. Sì. Ho visto Guzzanti e la Gerini. Ah, ecco, quello no, me l'ho perso. Che è carina. Sì. Corrado Guzzanti, sì. E Claudia Gerini. Sì, sì, sì. Però guarda, a parte questo, a parte lo spettacolo che sarà uno dei nostri futuri possibili, sperando anche redditizi, io vorrei, no, mi piacerebbe, perché per esempio il discorso del progetto del video corto, è sicuramente molto ambizioso. Urbino Senigallia. Esatto, stiamo adesso lasciando la mitica città di Urbino con le sue bellezze storiche che il mondo ci invidia. Qual è il telefono mio? Potresti chiamare casa mia? Per favore, io, cosa e dico, dire però? Che stiamo partendo 0733. Ma io devo dirglielo? Sì, no, io mi vergogno. 0733? Dai, ma che ti diciamo il numero mio di casa lì? No, dove? Ah, già, è vero. No. Vabbè, ma metto un beep, dai, non farla schizzare. Hai ragione, ma sì, così dopo te chiamano tutti. No, allora, a me no, dai. Di certo. Guarda. Dai, si sono persi. Dai, ce la fai a posare te? Se come fai? Benedisci! Dai che faccio! Due! Quanti? Uno. No. Senti, Francesca, dimmi il numero e poi lo cancello, io, ti prometto che lo cancello. Mi fermo e poi lo faccio. Ma che sei qui a 007? Cioè, te devi fare l'antiospionaggio con i cinesi. Anche, visto che sei paranoica, no? No, mi piacerebbe tanto. Sai quanto mi piacerebbe fare un corso come investigatore privato? Poi te mazzano però, anche sai, se sì. Non sono laureata in giurisprudenza? Sì, vai tranquilla. Dici, fanno 45, devi andare dritta adesso, non devi girare. Devi andare dritta. Ristorante cinese, ecco. Nuovo Sole, questo ci nuovo stava sole. E io ci sono andata. Ma più di 10 anni fa, purtroppo. Allora, di qua. Dritta. Allora, vedi dove c'è scritto sì, Roma? Sì, sì. Fano. Vai per Roma. Fano. Infatti io avevo fatto. E qui prendiamo la iperstrada. Con la bandina avevo fatto Fano Urbino. E adesso facciamo Fano Senigallia. Prima arriviamo a Fano, ancora siamo a Urbino. Sì. Ti pensa che all'Unità d'Italia Urbino faceva provincia autonoma, non era attaccata a Fano, non era attaccata a Pesaro. Vedi quante cose mi insegna Andrea. Ma se tu ti guardi la mappa delle province della,
vedi che ci sono alcune regioni, alcune province che sono diverse, tra cui Pesaro Urbino era, Pesaro era una provincia e Urbino era un'altra provincia, poi l'hanno fusa insieme come hanno fatto anche con qualcun'altra, per esempio Vercelli l'hanno fusa con Novara, eccetera. Sì. Poi dopo l'hanno ridivisa per fare i pastrocchi. Ma allora, non so se vuoi chiamare a casa, visto che te. Sì. Allora, sì, io sono rimasto. Si sta tranquilla. Ho messo il prefisso più il un numero. Ascolta, ho messo il prefisso più un numero. Dimmi gli altri numeri, che tanto la gente non si ricorda. Poi metto un bip. Allora, no, dimmeli. Il primo l'ho messo, il primo numero. Adesso mi fermo e lo faccio io. Ho capito, stai parlando. Sì. Devo, devo guidare io? No, no. Guarda, ci vengono. Ci taglia la strada un albero. No, veramente un autobus, direi. Non spaventarti di più. Bellami. AMI. Allora, invece ti dico, la cosa del corto è molto carina, cerchiamo di fare la sceneggiatura e se abbiamo i due attori non abbiamo più scuse, lo dobbiamo fare. Sì, infatti. Però a me è piaciuto molto, adesso io il video della, dell'amica polacca che ha detto delle cose spero interessanti, anche un po' di chiacchiere fondamentalmente, lo metto sul canale della Elpis, ce lo riguardiamo anche tutte e due, andiamoci a vedere bene i siti, perché se effettivamente, se la comunità europea, oltre a spesare alcune delle nostre istruzioni, come è successo nel mio caso che mi ha pagato 6 corsi FSE, ci paga o comunque ci finanzia la possibilità di andare a lavorare all'estero, fanno. Quindi vai verso dritta, dentro il tunnel dell'Alma. Qui c'è morta la Lady D. Perché te sei Lady D, scusa? No! E allora, che te frega? Era bellissima, però mi pare un po' troppo sfortunata, però disgraziata, perché per l'unica volta che si era innamorata, poi alla fine è andata a finire tragicamente. Innamorata, sì. Innamorata, era innamorata. Innamorato. Sempre di più. Sempre di più. Innamorata di un musulmano e purtroppo la regina non le avrebbe mai permesso, e era pure incinta. E secondo me la regina non le avrebbe mai permesso di portare a termine una gravidanza avuta da un musulmano. Scherzi? L'egiziano era, quindi no, della serie. Guarda, io l'unica persona che ho accettato che avesse la fisima della Lady Di, che ho amato molto il film, è Amélie Poulain. Oh, Amélie Poulain, che perché gli casca, mentre muore Lady Di, gli casca la pallina e va a vedere dentro il muro, è tutta matta. Però il film è molto carino e c'è lei che è meravigliosa, forse come non sarà più mai, perché solo in quel film è riuscita a essere così immedesimata nel tatu. Però il nome del personaggio era Amélie Poulain. Amélie Poulain. E il personaggio che si cercava era Bredotto. Te lo ricordi? Bredotto. Pensa che io l'ho cercato in inglese, il film non c'è perché esiste solo in francese, e hanno eccezionalmente l'audio. Bisogna che invertiamo perché mamma sta male. Hai capito? Bisogna che invertiamo la rotta perché abbiamo sbagliato strada. Dove devo andare? Di tornare Andrei. Quindi qui girati e torna Andrei. Scusa, Andrea, però come vedi sono in rottura di qui. Aspetta che c'è una macchina dietro. Vabbè, tranquilla. Sta cosa la telefonata, me la immaginavo, tagliala perché li conosco. No, vabbè, ma stai andando a casa, l'importante è che cioè tanto quando uno guida sta, tanto dove voi andate? Da nessuna parte, allora, a Porto Recanato. Però non è che uno ci può arrivare tranquillamente, devo andare a prendere il pane da Matteo Renzi. Un amico di Carlo. No, Matteo Renzi. Preferisco non vederlo. Matteo Renzi. Bravo. Devi girare a destra. Okay. Allora, stavamo parlando. Tanto questa è la strada più veloce, Francesca, quindi non ci sono problemi. Addirittura saltiamo Pesaro, quindi facciamo prima per forza. Daria, volare la non si quindi può. Me devo volare studiare. Non si può ancora. Se voleva volare invece che la Miti doveva comprare un jet. Domani speriamo che possa andare a fare le lezioni di inglese a Tolentino. No, guarda Fano dove c'è sito diretto di qua. Di qua. Allora, no, di cosa stavamo parlando? Dell'Eures, però ti stavo dicendo che mi interessa molto. Sì. Guardiamoci il video, per quanto hanno parlato, si sono parlati un po' addosso, sì. La cosa non mi ha entusiasmato, perché vedevo anche i ragazzi che si rompevano i coglioni, figuriamoci noi che abbiamo 40 anni. I ragazzi si rompono sempre lo scatto. Ho capito, però è loro e fanno prima. Non noi però maturi, capito? Sì, ma se parli d'aria fritta, però forse hanno ragione anche loro. Perché un conto se mi fai giustamente una lezione, una pseudo lezione magistrale su come andare ad accedere ai fondi europei, su come essere migliori nel territorio, eccetera, eccetera, eccetera. Un conto se mi dici l'Europa è bella, vogliamoci bene, parliamo tutti inglese. Okay. Non mi stai dicendo niente a me.
magari lo diceva ai ragazzi. Detto questo, la tipa polacca, la bigotta polacca talebana cattolica, sicuramente come tutti i polacchi, come tutti i polacchi che sono tutti ossessionati di Gesù Cristo. Ascolta, questo è Milano, Milano. Ascolta, io pensavo che al telefono era la produzione che ci diceva che per strada dovevamo dovevamo seguire. È la produzione, la produzione, la famiglia, è la Fininvest, non posso dire la Rai, chi è, la Rai, famiglia, era la Rai. Famiglia, se, adesso, non ascolta, noi, Francesca, sta cazzata non ci crede nessuno. Sappiamo adesso, molto vabbè. Male. È la Rai, che è la Rai, vedi quella che passa, arpando le ali, guarda, vedi quella macchina lì, quella è la produzione che ci ha superato, perché forse stiamo andando piano e ce ne abbiamo una dietro, quella era la Rai che ti chiedeva come stava andando, che strada. Ah, ecco perché, perché tu alla Rai hai detto che passavi da peso, adesso hai cambiato e loro ti hanno chiamato per quello. Siamo a Calmazzo, che è il paese di chi non fa un cioè che è calmo. Calmazzo è il paese del sollazzo, della tranquillità, tutti calmi. Calmazzo, ti piace Calmazzo? Il paese? Oh, questa è la iperstrada gratis, che bella, gratis, è ancora più bella. Allora, no, dicevamo dell'Eures, quindi ci guardiamo i vestitini, impariamo bene, sì, e ci muoviamo, subito. Perché visto che te mi dici che comunque ci vuole la laurea per fare grandi cose, allora adesso no, noi faremo grandi cose senza laurea, come ha fatto Jobs, come ha fatto Gates, bisogna, come ha fatto... solo essere svegli, Sfacciato. Come sei tu, sì, su queste cose, perché sei sveglio. Sì. E poi i laureati non li assumono perché li devono pagare di più, ok? Ma io, ecco, io voglio essere pagato di più. No, invece il beh, se no, altrimenti cioè, scendo a prediche. No, parliamo. Ma te, allora, fermate! Te l'hai visto il video che ti ho mandato ieri? Visto che hai detto che ne hai viste, ne avevi viste anche altri. Ma l'hai visto il video ieri della Cortellesi e compagnia cantando? Sì, ho visto. Quali erano gli argomenti? Di cosa si parlava? Tempo, sesso, sì. Televisione, cinema, sì. E vatte la pesca. Sì. Tipo, sì. Berlusconi è decaduto, oppure non so, quando è stata la tua prima volta? Le domande erano queste. Non so se hai visto. Oppure la produzione, guarda che la telecamera è storta. Greg, che c'era Greg e quello dietro che era tutto tagliato. Invece noi qui ci stiamo tutti perché abbiamo preso il grand'angolo, perché noi abbiamo degli strumenti migliori della Rai. Noi siamo la Elvis. Cioè il mostriciattolo viene ripreso. Qui viene ripreso tutto l'ambiente. Calmazzo, Fano, la cosa. Poi devo stare attento come muovo le mani, che c'è un mio nemico che dice che questo modo di muovere le mani dà adito a dei dubbi, no? E io ho detto vabbè, senti, l'importante è che se ne parli, poi bene o male, non me ne frega. Tanto la mia psicologa mi ha detto che non c'è quella questione lì. Vabbè, no, quindi gli argomenti possono essere di questo tipo qui, non lo so, io ti ho detto allora, anche cose nostre, nel senso che il discorso dell'Euro mi è sembrato interessante, abbiamo fatto un giretto, io ero contento di venire anche la Sara, facciamo due chiacchiere con lei. Certo è che bisogna essere giustamente più concreti, sia per il discorso che facevi tu domani, dopodomani, sia in regione, sia per altre cose, perché dobbiamo portare avanti questa realtà in maniera concreta. Non so, c'è qualche spunto su quello che abbiamo sentito sull'Europa, perché io non vorrei che fossero un po', anche un po' chiacchiere in un certo senso, no. E vorrei invece no. Concretezza, cioè è giusto no. Che tu, per dire... No, infatti ti volevo fare una domanda dopo che riguardava proprio anche l'euro e l'Europa. C'è Grillo che vuole uscire, ma... Ma Grillo è una... Allora, questo volevo chiedere. Allora, questa sera... io sono pro Europa e lo sono sempre stata. E in effetti è vero che la lingua ormai mondiale, quindi anche dell'Europa, è l'inglese, sì, okay? Secondo me però ci sono delle inglesi. L'italiano sì, è ci una sono delle lingue europee, però, sì, però allora, una cosa si per... comunica solo in inglese. Se io andassi, però non mi puoi dire che la lingua madre è l'inglese. La lingua madre è l'inglese. La lingua madre è l'inglese dei paesi nordici. Nei paesi nordici l'inglese si impara fin da piccoli. Noi, buona pace nostra, infatti, cioè, noi ancora non lo parliamo l'inglese. E se vai comunque in Germania, non parlerai l'inglese, parlerai il tedesco. Sì. Quindi sì. Diciamo che l'inglese è la lingua franca del mondo occidentale, forse del mondo, ma dire che la nostra lingua madre non è vero, è una sciocchezza linguisticamente, perché non è vero, ma non è vero neanche per gli scandinavi, figuriamoci per noi che non lo impariamo. Detto questo, sul discorso di uscire dall'Europa, lì l'amico Fritz, Alessandro, commissario europeo cos'era, ha detto delle cose giuste, cioè noi dobbiamo per forza essere europei, se no siamo ridicoli a livello mondiale. Però bisogna considerare due cose. Uno, lui giustamente difendeva la sua pagnotta, perché lui vive, perché esiste una comunità europea che gli dà da mangiare e quindi è l'oste che parla bene del suo vino. Io non penso che bisogna uscire né dall'euro né dall'Europa, però ci sono delle problematiche che vanno affrontate, perché se no, cioè qui l'Europa per esempio, certo, non riesce ad avere i finanziamenti, quindi voglio dire, sarà colpa anche dell'Italia. Allora è l'Europa che deve un attimino armonizzare meglio. Mi ha fatto piacere sentire la polacca che ha detto che ci sono diverse strutturazioni,
i rapporti tra la comunità europea e i singoli paesi, perché la Polonia è la Polonia, l'Italia è l'Italia, la Spagna è la Spagna, e così via. E quindi è giusto che i rapporti che la comunità ha con la Germania debbono essere necessariamente costruiti in maniera diversa rispetto a quelli con un paese come la Bulgaria, non so neanche cos'è che ha preso adesso la Slovenia ha preso la moneta. Quindi è giusto che sia così. Ma l'Europa, l'Europa deve, proprio perché è grande, dovrebbe stare più inserita nei territori. Cioè avere più il polso del territorio, in Calabria, nelle Marche, eccetera. Quello secondo me è il discorso. Certo. Perché è vero che loro, anche tu... Tu ti senti europeo? Io mi sento soprattutto europeo, ancora più che italiano. Però constato che proprio stando in questo paese qui, vedo che... Per quale motivo però ti senti? Perché io le mie letture sono sempre state europee. I miei grandi padri, come dire, culturali. Cioè io, se devo scegliere la letteratura, vado su Shakespeare. Se devo scegliere la filosofia, vado su Russell. Se devo scegliere la matematica, sì, anche qualche italiano, non dico di no, però la cultura anglosassone e tedesca, sono innegabile, francese, quindi io mi sento molto europeo da un certo punto di vista culturale. Resta comunque, però, sto qui in Italia. Quello che voglio dire è... in Europa, quindi l'Italia ce l'Italia dovrebbe essere libero scambio delle libere... Ma ci dovrebbe essere, c'è già il libero scambio. Il problema dell'Italia, io lo sapevo che era una degli stati più europeisti, come ha detto il tipo, da sempre. E adesso sta andando giù. E ha detto bene lui. Cioè l'Italia è sempre stata europeista per una certa forma di ingenuità. Che bello! Già fai in Francia, sono molto più schizzinosi, ma forse sono più realisti. Gli tedeschi lo stesso. Gli italiani, che bello, l'Europa, l'Europa. A lei che tocca invece spingere e tocca confrontarsi non solo con il resto del mondo cinese, ma anche in Europa, con la competitività dei tedeschi che avranno mille difetti, ma sono più competitivi di noi. Perché il governo è migliore, perché quello che ti pare, ma sono più competitivi. Perché non sono corrotti, hai capito o no? Che ci sono stati 30 anni, 40, Francesca, da quando c'era la Francesca Craxi, Andreotti, Forlani. Francesca. È da lì. Francesca, prima che è iniziata la corruzione, Francesca, in Italia, ecco, e non andiamo avanti. Francesca, così, tu hai letto mai il libro Cuore? L'hai letto mai? Francesca, Berlusconi è ancora Francesca, l'hai mai letto il libro? Corrotta. L'hai letto mai il libro Cuore? Dimmi di sì che l'hai letto. Sì. Hai studiato un po' di storia del Regno d'Italia della fine dell'Ottocento? Sì. Che perdavamo la battaglia di Adua? L'Italia è impreparata a essere precisa dai tempi dell'unità e anche prima. Nel libro Cuore c'è una storia in cui c'è un ragazzo che viene in Italia, gli regalano i soldi, sulla barca, gli regalano i soldi perché sanno che è orfano, gli danno i soldi e poi cominciano a parlare tra di loro sti ragazzi di tutto il mondo che hanno su sta nave. E cominciano a parlare male dell'Italia, che è corrotta, che è imprecisa, eccetera. E il ragazzo si incazza e gli butta tutti i soldi. Questa è una delle favolette del libro Cuore, una di quelle storie lì. Ma questo cos'è che ti dà il polso di che cosa? Che già nel 1800 si sapeva... Che sembra che sia una cosa genetica a livello culturale. Non è possibile, no? È una cosa culturale, però perché ci dobbiamo tenere alla corruzione? Perché è come voglio dire, perché non dobbiamo le aziende devono investire. Ma tu, se tu sei bravo, cioè, guarda, questo è il problema. Marconi sapeva fare una cosa, cosa ha fatto? In Germania all'estero. Hanno investito immediatamente. Marconi sapeva, ti sto dicendo, se mi fai rispondere ti rispondo. Certo. Le persone brave italiane, la maggioranza, molte, fanno quella che è la fuga dei cervelli. Marconi sapeva fare la radio, è dovuto andare in Inghilterra a prepararla, perché in Italia non l'ha voluto. Rubbia aveva un bel progetto, premio Nobel, è dovuto andare all'estero, ok? Sì. Quindi l'ultimo Nobel fisico americano è, non so se ancora c'ha la cittadinanza italiana, quello di qualche anno fa. L'Italia non come posso dire, non investe sulle sue le proprie risorse umane. Non investe, investe pochissimo. C'è una scuola carente, c'è un ambiente carente, c'è un ambiente corruttore che invece di premiare la qualità e la capacità premia gli amici degli amici, e questo è sminuente anche quando ci sono le capacità o vengono soffocate o vanno all'estero. Quindi il sistema Italia. Tanti ricercatori. Ora, Grillo è un populista che parla alla pancia della gente per fare voti. Molto certo, semplicemente. Certo, io che ci sono stato nei grillini, certo, lo so. Ascolta a me un attimo, come si cambia l'Italia? L'Italia si cambia solo se gli elementi migliori di questo paese restano in questo paese e ne prendono le redini in mano, sia a livello istituzionale, sia a livello politico, sia a livello economico. Se questo non avviene, l'Italia non cambierà, ok? Quindi finché la gente andrà all'estero, perché da sola, perché il ricercatore in gamba, da solo, dovrà mangiare, non avrà da mangiare, è ovvio che per mangiare andrà all'estero e farà bene, e l'Italia non cambierà. Quindi il discorso è: o il governo di questo paese, imposto dall'Europa oppure per scelta sua, riesce a investire nei suoi elementi migliori,
oppure l'Italia rimarrà sempre quella che è, cioè un paese in declino, cioè, perché è in declino culturale, è in declino culturale e conseguenzialmente è in declino economico, certo, perché senza una cultura non tu non puoi curare una ma è soprattutto oggi. Che è in declino economico, certo. E infatti lo vediamo, adesso c'è la ripresa, ci sono alcuni paesi che sono in piena ripresa e noi no, perché un conto è la Cina, certo, che la Cina ha ripresa perché parte da molto in basso, è molto più facile partire così, perché tutti i paesi quando partono dall'inizio, anche l'Italia negli anni 50 aveva il boom, è normale partire però a razzo. La popolazione della Cina è il quadruplo della nostra, cioè grande, quadruplo, non so, ecco, 20 volte. Ecco, 29 anche dal punto di vista geografico più grande dell'Italia, voglio sì, dire. Sì, ma quindi ti sto dicendo, tu non mi puoi. No, no, perché? No. Ti sembra che allora, riprendersi hanno non sia molto difficile. Non è che deve riprendere, sta partendo da zero. Siamo noi che dobbiamo riprenderci, loro stanno partendo da zero, quindi partono con più slancio, perché tutti sì, i paesi, che tutte le economie deboli, se gli dai le condizioni buone, si sviluppano. Il Giappone, che non è un paese del terzo mondo, sono 30 anni che è fermo, 30 anni di recessione, cioè, o di stasi, perché mai è arrivato al massimo, arrivati a un certo livello di economia avanzata, poi non è che poi cresci continuamente, poi arrivi al tetto, però anche considerato questo, la Germania per esempio sta crescendo, oh, come sì, sta sì, crescendo, sì, quindi siamo sì, noi che pur siamo abbastanza ancora però paese avanzato. Secondo te perché sta crescendo e perché? Secondo me io non lo so. Aspetta, un tasso di disoccupazione giovanile più basso rispetto questo, al nostro. Della disoccupazione non lo so. È molto semplice, voglio dire, perché loro hanno avuto una politica completamente diversa. Quello sicuro. Uno, due, non hanno avuto una corruzione simile per tanti anni nel loro paese. Due, tre, le loro aziende hanno investito sul personale e hanno investito sui macchinari, su tutto ciò che gli serviva, esatto, ok? Hanno investito. Noi è che gli imprenditori marchigiani non si lamentino, è vero che le Marche è composta da piccoli imprenditori, però voglio dire, anche solo per fare un e-commerce si rifiutano perché devono tenere chi è che lo cura, certo, perché devono. Ma lì è una mentalità, quello, è la mentalità. È la mentalità allora. E allora cosa vuoi fare? Bene, ok, Francesca, allora. Cosa fai? Allora, apri le teste? Si devono. Sì! No, le teste sì, non si devono aprire le teste nei confronti dell'Europa. Si devono aprire. No, io intendevo un'altra perché cosa. Perché non si va avanti. Francesca. Non si va avanti. Sì, Francesca. Ecco, allora. Anche per piccolezze così, tipo l'e-commerce, voglio dire. Francesca! Allora, abbi pazienza. Te se dovessi andare a investire, sì, andresti in Cina, non andresti in Buana, no? Per che cosa? Per, no, io andrei in, io investirei in Italia perché sono italiana e so che l'Italia ha bisogno di sì, ho per quanto riguarda per Francesca, i lavoratori son di contento, avere lavoro, di non essere cassa così, integrati o in mobilità, ok? Bene, scusami. In Cina hanno già abbastanza. Francesca, lavoro, ascolta, no, lascia stare. Tu l'imprenditore investe, l'imprenditore investe dove ma guadagna, perché l'economia è fatta, certo, così. Certo, guadagna lì perché il costo della manodopera non è solo questo, zero. Non è solo questo, perché ci sono paesi in cui la manodopera costa di meno che in Cina. La Cina ti offre comunque tutto sommato un sistema che funziona. Sì. Sono paesi ex comunisti. No, no, la Cina ancora lo è comunista, tra l'altro. Ma tu perché non vai a investire in Nigeria invece che in Cina? Perché evidentemente perché la Cina ti offre, ascoltami un attimo, sì, la Cina, paese Cina, sì, lo Stato Cina ti offre delle garanzie migliori della Nigeria. Non, ma sono queste garanzie migliori che alla se tu Nigeria, secondo te? In Nigeria c'è più delinquenza, c'è più corruzione che in Cina. Okay. Guarda che la Cina non è sì, così corrotta. La come Nigeria è quella. Già l'India è più corrotta della Cina. E quando uno deve investire tra la Cina e l'India, preferisce andare in Cina perché c'è meno corruzione tra le altre cose. Eppure esiste anche la mafia in Cina, eh? Evidentemente ce n'è di meno. Allora, la mafia è criminalità. Con la corruzione io intendo delle perturbazioni nei canali istituzionali per arrivare a costruire lavoro. Certo, per e me questo, mafia è uguale anche corruzione. Sì, ma se riesce. Allora, per me la corruzione è quella che viene fatta a pubblici ufficiali. Cioè la mafia può corrompere, ma non è detto. Anche in Italia c'è la corruzione, ma non è che tutti i comuni d'Italia è tutto in mano alla mafia. Certo. Io ti sto solo dicendo, come ha detto l'imprenditore, che la Cina e l'India è meglio la Cina per investire, perché c'è un sistema più funzionale. Tu sai con chi devi parlare, le cose vengono fatte, hanno delle richieste abbastanza forti, perché poi loro vogliono che tu investi sul posto e lasci il know-how. Giustamente, certo, giustamente. Non sono degli stupidi, non sono degli stupidi, e loro ti dicono, voi lavorate qui, ma noi ci teniamo il sapere della conoscenza. Sì. Vabbè, certo, se no vai in Nigeria. Certo, il problema dell'Italia è anche questa,
che purtroppo vengono tagliati i fondi alla ricerca, all'università, alla scuola. Abbiamo delle scuole adesso che sono in gravi difficoltà economiche. Quello è un errore, dire, perché la Cina butta fuori 5 milioni di ingegneri all'anno. Appunto dico che non bisogna dar vita a tagli, ma bisogna investire. Però Francesca, non ci sono... Allora, il problema dell'Italia bisogna investire i soldi che ci sono. E bisogna smettere con la corruzione, perché non abbiamo i fondi. Francesca, dire, ho capito, Francesca, però devi... Da improntare per i servizi che veramente servono. Francesca, sì. Bisogna che sei pragmatica però, eh. Tu non puoi dire basta con la corruzione, perché è come dire basta con la mafia. Tu mi no, devi dire basta no, con la corruzione. Tu mi devi... E qua è la stessa dilagante. Cosa. Dilagante. Ferma. Da anni, anni, anni. Posso da parlare? Anni è dilagante. Dopo ti faccio sentire, così sentiamo chi parla di più. Sì. Allora, basta corruzione, come dire basta mafia. Tutti vogliamo, basta mal di denti. Sì, tutti certo. Fammi finire. Certo. Vediamo se hai capito dove voglio arrivare. È come dire basta mal di denti. Voglio vedere uno che dice no, basta mal di denti. Sì. Certo basta mal di denti, ma dov'è che devi intervenire tu? Mi devi dire come. Come fai a investire i soldi che non ci sono? Allora, tu c'hai un bilancio dello Stato che è tot. Tutti che devono pagare le tasse. Come si fa a far pagare le tasse a tutti? Cioè, il discorso è questo. Ma non c'è basta il reddito avere metro, è stato dato vita a me non sembra. E poi dopo non allora, è stato o non c'è la volontà, allora. O non c'è la volontà. Ma certo che non c'è la o volontà. O non ci sono le capacità. Devono mangiare e rubare in qualsiasi caso, voglio dire. Fino a quando ci teniamo le persone questa così, i politici così. La RAI. Bene, allora buon segno. Mi sa che è finita la batteria. Eh sì. O era Luffio? No, vedo se chi era. No, comunque, Francesco, allora, i problemi di questo paese sono talmente grandi che non solo bisogna sapere che cosa fare, che molti non lo sanno, ma poi bisogna anche sapere come farlo. Cioè, combattere la corruzione, combattere l'evasione, combattere il lassismo scolastico, combattere quello che ti pare, ma poi bisogna vedere come farle le cose, e questo è il problema. Perché un debito pubblico come quello italiano, un paese nella situazione economica come quello che il nostro, già riuscire a ripagarlo è un'impresa titanica. Non dovevamo farlo, dovremmo bloccarlo, non lo so come si può fare. L'Italia adesso non può investire perché i soldi li usa per recuperare il debito pubblico. Perché ogni anno noi abbiamo il dovere di rimangiarci 2, 3, 4%, non so quanto, del debito pubblico per arrivare al 60% del PIL. Certo. Siamo al 120%. Certo. Dobbiamo dimezzare il debito pubblico. Lo so. Come fai? Allora, io personalmente il penso... Il debito pubblico io è sarei... alto perché hanno mangiato, ecco, e vabbè, hanno rubato... Come? Io però la domanda non ti ho chiesto come mai, io ti ho chiesto come fai adesso, al di là di quello che è successo, adesso io voglio la soluzione. Sì. Perché c'è il debito pubblico? Penso che tutti quelli che hanno seguito la storia d'Italia lo sanno. Perché? Craxi e compagnia che l'hanno fatto. Il problema è che questa città è alla strada. E il problema è come pagarlo adesso. Allora, un metodo sarebbe: siamo in comunità europea, facciamo sì. parte della comunità europea. Sì. Una parte del debito pubblico viene spalmato sugli altri paesi, italiano. Cioè, facciamo un debito pubblico generale. Ma voglio vedere se la Germania gli sta bene una cosa del genere. Capisci? Perché te gli dici ai tedeschi di pagarci il nostro debito pubblico. Certo. Come se dire, il Wyoming, no? Il debito pubblico federale è di tutta quanta. Con del la Wyoming. Grecia, ma mi sembra che abbiano fatto così con la Spagna. Non pure, gli ha Spagna. Regalato niente. Non gli ha regalato niente nessuno. Gli hanno dato un prestito. Non gli hanno detto che non lo paghi. Okay. E vabbè, ma scusa, è come se tu ci avessi un debito di 100 euro. Mutuo. Ho capito, ma non cambia un cavolo. Scusa, non è che ti dico, guarda, c'è un debito di 100 euro, tu ti regalo 100 euro. No, ti presto 100 euro. E allora il problema però ce l'ho sempre. Scusa. Hai ragione. È un cerotto, piccolo. È un cerotto che ti permette di arrivare alla fine del mese. Perché il debitore ha detto, oh, io paghi. O chiudiamo la baracca. Sì. Quello sì, ma. Quindi non, io non lo so. Non lo so perché la batteria è andata. Oh, pazienza, io ho sta gente ansiosa che vuole, mi ha detto alle 3 sarà. Oh, cazzo ragazzi. No, ma siamo andati in vacanza. Mica siamo andati in vacanza. No, anzi! Siamo andati a fare una conferenza con gente deve dell'Euro. Dell'Euro. Veda, anzi, gente, scusate, che doveva venire. Dove non è venuto. Siamo andati, che cosa siamo andati a fare? No, a girare così per caso. Te lo veda. Vediamo chi è che ha rotto i coglioni. Ma te ti capita mai che ti rompi i coglioni la gente che ti chiama sul cellulare? A me sì. Ma solo? No, vabbè. Solo? Allora, cioè, allora. Della gente ben precisa, voglio dire. Allora, quando io non ho dato nella vita ai miei, in realtà non ho dato mai nessun grave problema perché sono in realtà una brava persona pure troppo. Sì, ecco. Ma stavo e dicendo un'altra cosa. Pure ferma. Troppo bene. Allora, un conto sulle persone di vista, che vabbè, le vedi in monovisione dopo. No, ci vivo proprio. Ho capito. Però ti sto dicendo, un conto la persona che dà fastidio, un conto la telefonata. A te capita che le telefonate ti rompono i coglioni?
detto, no, in maniera brusca. No, a me sì. A me no, sì. Io le aspetto ardentemente. Ah, beh, dipende chi te chiama, cazzo. Cioè, no, anche ma me... da parte di tutti mi fanno piacere in realtà, perché significa che mi cercano. Ma guarda, io vorrei vedere. Viva. Vabbè. A meno che non è una cosa ossessiva, allora è un'altra cosa, però per fortuna no. Messaggio. Non mi è capitato mai. Dico, che cazzo vorrei? Tanto sono sempre, sono sempre problemi le telefonate. Non so, te. C'è un nuovo messaggio vocale per te. Intanto non lo posso sentire, che vuoi da me? Cioè no, c'è la batteria che è morta. E allora chiedi di chiamare a me se vuole parlare con te. Ma e no, ci ma... parli e vabbè, dovrei mandare il messaggio qui. C'è la batteria che sta avanti, c'è uno sputo di vita e basta. Niente, non è urgente, non muore nessuno. A me fa ridere, la gente, urgente, urgente, ma urgente di che? Urgente. Urgente è la morte, è urgente. No, speriamo di no, per carità, quella può aspettare. Ah, quindi hai paura della morte? Bene, interessante. Capirò. Hai paura della morte? Sei superstiziosa? No, ho paura della morte, ho paura dell'AIDS e ho paura delle malattie incurabili. Sei sempre lì, cazzo! Sì. Allora, hai detto tre volte la stessa cosa, hai paura della morte, ho paura della morte, paura... quindi degli alieni che ti rapiscono e ti uccidono, non c'è paura. No, l'AIDS è una... Gli alieni, no, l'AIDS, gli alieni. No, gli alieni no, non è che mi metto. Il demonio, i folletti. Anche perché non ci credo, gli alieni. I folletti? I folletti mi stanno simpatici, perché già io sono una folletta. Una fatina folletta. Io ho fatto la domanda. Quindi. No, perché stavo cercando di simulare, perché secondo me prima a chiamarmi era sempre la Rai che diceva, allora ragazzi, come allora chiama la Rai, fate, con il mio, fate una chiama, fate la una... Rai con il mio. Pronto? Già. Pronto? Sì, siamo, ma non siete dietro di noi? Siamo a Torrette. Sì, io gliel'ho detto, ho voluto parlare solo di politica. Io per me di cosa dobbiamo parlare? Sesso? Il sesso e l'amore sono una delle cose più belle che possono esistere nella vita. Mi pare che sul sesso ci andiamo tranquilli. Poi altre cose, però dopo magari finisce l'argomento. Sesso e amore. Ditemelo voi, così almeno so di cosa dobbiamo tirare fuori. La cucina. Ah, cioè, il piacere della cucina. Posso dire una cosa? No, che il marito di mia madre mi ha fatto assaggiare i piatti più buoni nei ristoranti più buoni della provincia di Macerata e non solo. A quello proprio gli rendo merito. No, ma va benissimo, io potevo anche non venire. Lo amo. Cioè, chiacchierami un po', capito? No, no, ma va bene. No, perché nella vita qualche peccato di gola bisogna farlo. No, non so di cosa sta parlando, perché stavo ascoltando. Peccati! Sta parlando peccati. Di peccati, deve essersi buttata sulla religione. Va bene, noi adesso facciamo questi 3-4 argomenti, tanto tra un po' siamo. Ma il diavolo è meglio non pensarci. E niente, per l'appannaggio, il pagamento me lo fate arrivare già stasera, sì. No, mi raccomando, perché sono un professionista, ma mi piace. Va bene, no, mi fido. Va bene, grazie, buonasera, grazie. Niente, ha detto che il primo argomento che hai tirato fuori può andare bene. Poi me ne ha suggeriti altri due, ho detto, ma intanto falla parlare a ruota, poi quando si è esaurita, anzi se vuole anche esprimersi fisicamente. Ha detto, esaurita, quello lo sono sempre stata. Se ti vuoi spogliare, ha detto va bene tutto. No, no, spogliarsi no, mai, perché voglio dire, infatti, con tutte le belle ragazze che ci stanno, cioè no, proprio un stricciato lo deve questa fare. Questa è prima no? serata, non so se si può andare nulla. No. E poi mi ha suggerito altri due argomenti, ma intanto andiamo avanti con quello sessuale. Ha già finito sesso? Che vogliamo dire? Io perché ero al telefono non ho capito cosa hai detto. Che detto. È bello, cos'è? Ho detto che il sesso e l'amore sono una delle cose più belle che posso possono dire... esistere nella vita, a prescindere dai paesaggi, dalla possibilità di avere gli occhi e quindi guardare sia le bellezze delle Marche, sia la bellezza le bellezze dell'Italia, paesaggistiche in generale, perché ce ne sono tanti, in Italia ci stanno il 70% delle opere d'arte. E questo è veramente una cosa di cui dovremmo andare fieri e orgogliosi, secondo me. Quindi sesso è bello, anzi, peccato che capita così di rado, io posso dirti la mia, ecco, la mia opinione no. sintetica sul sesso è bellissimo. Se capitasse un po' più di spesso sarei più felice. Però è bello anche così. Il sesso, così si apprezza di più. Fatto con amore è proprio il non plus ultra. Quello è quindi, fare cioè, proprio quando uno è innamorato non capisce più niente.
c'è qualcuno cioè, che non capisce, c'è qualcuno che non capisce, o è sempre innamorato oppure non capisce niente manco quando non è innamorato, cioè conosco... ti riferisci no, a in me? Genere, no no no, io parlo della società, conosco gente che non capisce niente, quindi non so se è perché sono innamorati. Allora mettiamo la scusa che magari sono innamorati e non capiscono cazzo niente. Io non l'avevo capita sta cosa qua. Allora, forse mettiamo questa non... cosa più simpatica. Ma allora guarda, poi dopo cambieremo diciamo argomento così. Perché c'è gli altri. Ma solo dobbiamo ti girare. Faccio una domanda, bella domanda. Dica. Prima di tutto non andare a sbattere, che è sempre no, una scelta. No, però dove dovrei girare? Sì, io seguirei i cartelli. Qua. Giriamo, seguiamo. Guarda cartelli. Che c'è scritto, che bello. Marotta a destra. No? Oh, Marotta a destra, Ancona. Destra, tutto a destra. Se no ritorniamo a Pesaro. Cerca di non andare a sbattere, grazie. Qui abbiamo spostato la macchina. Abbiamo visto quindi, i bellissimi cosa, no, paesaggi urbinati. Dire... Purtroppo non siamo potuti arrivare alle Cisane. Volevo dire, come Cesane, ci si accorge, no, per esaurire l'argomento sesso-amore, no? Visto che, sì. Che credo interessi tutti i telespettatori, come mi ha detto il commissario di produzione, mi ha detto buttatevi bene su questa cosa, e come ci si riconosce di essere innamorati? Tu perché non pensi? Capisci più niente. Sì, ma siamo da capo, cioè io, siamo sicuri che è solo quello. Non perché capisci io... più niente, poi lo capisci no, quando sei attratto dagli odori. L'altra persona pomodori, quando no no molto spesso della, anche corporale. Alcune persone hanno una fortuna la pelle sprigiona un buon odore chi naturalmente si lava ha... ma a prescindere ah non ti devi lavare no anche chi non si lava molto spesso lava. Magari ha di per sé una pelle che ha proprio un odore gradevole e del resto siamo animali ragazzi. Ma quindi te come donna siamo esseri ti, umani scusami ma siamo te come donna sei molto più calibrata sugli odori che più no, che non sulla, solo, sulla, no, sulla non solo sulla da tante parte, cose quando sulla, uno si innamora video. No quando uno si innamora cioè non è solo attrazione fisica anche può riguardare anche gli stessi interessi tante cose. No, però la mia domanda era un'altra, perché ho sentito sì. Dire che gli uomini sono tendono a essere molto sì. Visuali, sì, cioè guardano molto, mentre sì. Le donne forse guardano altri canali. No, anche... guardano anche le sì, donne. Però hanno anche altri canali di preferenze. Di non so, l'odore per esempio, me l'hai detto tu adesso. Sì, no, questo può capitare a me, mi è capitato insomma. Ti annusi il tuo uomo, ho capito. No, no, con una persona ero particolarmente attratto dall'odore perché era veramente... E stavi cioè, lì, sempre lì a snusare. Buonissimo. E lui diceva, ma come no, vuoi? Gli dava proprio fastidio, invece questa cosa... E ci credo, cazzo, gli vai addosso, lo snusi. E come cos'è, un cane? Ma siamo come animali, sì, no, ma ragazzi, te sarai... come cani, come gatti, oh, ma anche dagli odori siamo attratti. Brava. Voglio dire, ma i quando cani, fai i gatti, i cani, i gatti... Va, sì. Andavi te, cani e gatti. Andare però diamo dopo la precedenza vai. È meglio va. Così anche a quello diamo la precedenza sì, ma sì, sempre qua. Meglio dare la precedenza a tutti però potremmo andare adesso ascolta cani andare. E gatti ma quando fai la cacca poi la copri oppure tiri l'acqua come funziona? No lì si tira l'acqua e non si vede è una cosa sgradevole quindi no cioè, il gatto la copre beh, preferisco non vederla in realtà. Il gatto la copre, c'è cioè la lettiera, la copre. Va bene, allora cambiamo però argomento. Quando si conoscono, Andrea, scusa, gli animali, i cani, i gatti, si annusano nel sedere, si annusano nel nasetto, si annusano. Ma guarda, cani e gatti okay. Che si annusano anche nel sedere, dipende, secondo me cani e gatti che si annusano nel sedere la vedo più difficile, magari cane con cane e gatto con gatto. Detto gatto questo però, cambiamo, gatto, cambiamo argomento, cambiamo argomento perché mi pare che l'abbiamo esaurito. Che non vorrei che debordassimo nel vietato no. Minori. Cane o gatto, qual è l'animale migliore secondo te? Io ti dirò la mia, tu mi dici allora, la tua. A me piacciono tanto i gatti, io mi sento molto un gattino. Molto un gattino. Gli animali in realtà mi piacciono tutti. Mi le donne sono tutte i delfini, mi piacciono i delfini, mi piacciono le tartarughe, mi piacciono... I bagarozzi? Cioè, se fosse per me io... I topi di fogna? Vorrei avere... No, quelli no. E allora non ti piacciono tutti? No, tutti I no. I vermi? Odio i pipistrelli. I vaporetti, un topo con le ali? Sì, ma mi fa schifo. Il topo non ti piace quanto il topo? No, mi fa schifo. Il verme, quello... Il verme un po' non mi sta indifferente. Quei vermi pelosi schifosi che stanno sulle piante? Quelli non sono gradevoli. No, sei schizzi, razzista. Anche i bruchi già sono molto sì. Più graziosi. Il bruco peloso. Sì. Però in schifo. Generale gli animali di solito mi piacciono tutti, mi piacciono le galline, i polli in generale, le oche, poi i maiali mi piacciono tanto. Come George Clooney? Sì. Allora, però rimani sulla domanda perché sì. Non c'è. Cioè, ti sei proprio un gatto perché non ti si può comandare. Te sei un gatto perché non ti si può comandare, cioè no, è impossibile. Assolutamente, vale per te quello che Mussolini diceva degli italiani: comandare gli italiani non è impossibile, è inutile. Ecco, invece, sì, nel caso tuo è dire: è impossibile. È l'unica cosa sulla quale sono d'accordo. Ecco, bravo. Vuoi comprare un po' di giacca? Detto Benito, per il resto.
per fortuna che io morto. Ti chiesi ormai quella data, il tempore, meglio un gatto o meglio un cane secondo te? Dovendo gatto. Scegliere. Gatto. Perché? Benché mi perché no benché lo cani. Sapevo io che non ma te quando fai mi gli esami che la docente ti fa le domande devo girare? No, no a sinistra qua. Quando tu fai un esame universitario e la insegnante fanno, ti chiede volta, no. Certo no, ti chiede basta. Qua dove devi la domanda te gli sì. Dice adesso mi parli no, del no, posto io rispondevo te parli subito avevo tre risposte immediatamente quella che voleva sbagliato. Quando sapevo che qual era l'argomento. Allora, perché un gatto è meglio di un cane? Sentiamo un po' la risposta. Perché i gatti sono non hanno bisogno di coccole. No, hanno bisogno di coccole anche loro. Però no, sono molto indipendenti in realtà, questo è vero. Quindi non ne senti il peso della sì. Non senti il peso dell'accudimento del gatto? No, infatti cioè io lo dico molto sinceramente, se economicamente me lo potessi permettere, io sarei molto bene lontana da casa mia. Cosa c'entra col gatto? E dei miei. Perché non il gatto è indipendente. Ma cosa c'entra con casa destra? Vai qua. Cosa c'entra col gatto? Io ti sto dicendo, vai, c'è un po' di mal di denti. Sono ma indipendente. Cioè, tu hai fatto sto discorso sono qua. Sono indipendente. Sì, ma cosa vorresti essere indipendente come un gatto? No, quindi. Io sono un po' come un gatto, pure dal punto di vista psicologico. Cioè, io ti faccio sto bene da sola. Sinistra. Bene da sola. Sto ti faccio notare, ti faccio notare che tu è come se avessi detto, sai, io c'ho un po' di mal di denti, ma se avessi un po' di soldi, e uno dice, ma ti faresti mettere poco denti? No, prendo l'aereo e vado in Irlanda. Cioè la stessa cosa. Io mi piacciono i gatti, se avessi soldi andrei a vivere da sola. Vabbè. Non ho, cioè, come sillogismo complimenti, cioè, voglio dire. Sì. Ma vabbè, comunque sono abbastanza d'accordo. Sono indipendenti. Perché... che bella torre. Che cos'è qui? Qui stiamo fuori di Fano. Qui stiamo ma te Fano. Non hai girato le Marche, non sai dove siamo. Questo no, è il ponte sul... è Fano, abbiamo finito Fano. Sì, siamo è fuori carina da Fano. Questa. Peccato che non la una possono chiesa. Vedere. È la Madonna. È la Madonna. Del ponte. È la Madonna. O sul ponte c'è scritto. È vicino al ponte, dai. Bella. Chi la volesse carina vedere. Carina proprio. Verrà peccato qua. Sta proprio sulla strada, ma è veramente carina. C'è allora il mare alla mia sinistra, io adoro il mare. Adoro il mare. I gatti. Adoro il mare, i gatti, i cani, gli animali. Johnny Depp anche da quello che so io. Vabbè, ti piace lui, molto sì, sì. Antonio pure... Pierce Brosnan vabbè ma queste sono scemenze. A me piace George Clooney, posso dire posso dare una, dove devo andare? Sempre la dritta strada non dolce altrimenti a me piace Svitlana Paschenko. Ah sì, ho visto sono una bellissima donna. Io il mio cuore ormai è consegnato a quella splendida ragazza ormai laureata in matematica all'università di Kiev. Quella ha studiato e ha fatto anche qualcos'altro. Altro che le studentesse nostre. Io apposta. Una Svitlana Paschenko non l'ho mai vista. Non è stato tanto a perdere tempo dietro agli studi. No, no, ho studiato matematica secondo me. Ah ecco, ho studiato pure matematica, sì. Penso un po'. Poi se anche sì. Si è pagata gli studi facendo la modella. È russa? È ucraina. Ah, è ucraina. I nomi in enco sono ucraini. Tante russe, infatti. Paschenko. Tutti i nomi in enco sono di origine ucraina. Infatti c'è un'amica mia su Facebook che si chiama Tkashenko. Che è russa, vive in Russia, sì. È russa, però è di origine ucraina. Perché io non so perché i nomi, come da noi Brendolan è veneto, attack, lo sai subito, no? E lo stesso in enco sono nomi ucraini, cognomi ucraini, che poi dopo, come da noi, ti puoi spostare. Però se uno senti Manin, da dove può venire secondo te uno che si chiama Manin? Oppure gente che si chiama Franceschelli, Marinelli, Caccianelli, tutti sì. I cognomi del centro Italia. Vabbè, i nominelli sono in centro Italia. I nomi con l'articolo sono meridionali, lo gatto, lo turco, lo russo, eccetera. Lo gatto, sì. Sì quelli gatto, con l'articolo russo. Di solito sono sì, sì, sì. La malfa, cose così, tutti sì, meridionali. Sì, sì, sì. Sì, va bene, abbiamo esaurito anche la parentesi sugli animali, perché tanto quello che direi, sesso, animali, ci sarebbe la rubrica astrologica, se vuoi fare l'oroscopo. Vuoi dire mamma cosa mia, vuoi. Io non ci credo. Io non ci credo assolutamente. Infatti, l'anno scorso a Roma mi hanno trascinato da un lettore di carte che mi ha detto che avrei incontrato una donna bionda e una mora. Io, sinceramente, no. Sì, ne avrò incontrate, ma cioè, voglio dire, vabbè. Chissà quante ne hai incontrate, bionde e more. Ma bionde un po' di meno, forse. More un po' di più. Sai, io tendo un po' verso l'orientale, no? Ultimamente. Eh sì, e quindi sono tutte scure. Lì, bionde non. Io ho una preferenza per i mori, vero? Mori. Oppure per quelli rasati proprio quasi a zero. Mi
piacciono quelle che te sono virili. Tipo Bisio. Tipo Bisio è simpaticissimo. E altissimo anche. Simpatico e alto. Siamo a Senigallia. Aspetta, stai, non ti agitare. Siamo usciti adesso a Fano, cioè è fisicamente impossibile dopo un minuto essere a Senigallia. Perché se l'hai fatto vuol dire che abbiamo fatto un salto ipertemporale, perché ci siamo teletrasportati, perché abbiamo battuto, cioè neanche con la velocità della luce ce la faresti anche, però saremmo anche dovuti tornare un po' indietro nel tempo, che sarebbe comodo anche, perché almeno siamo partiti alle 2:30, arriviamo alle 2, meno un quarto. No, siamo tra Fano e Marotta, perché prendendo la superstrada siamo usciti a Fano, ma Fano Sud, quindi Fano non l'abbiamo neanche vista. Ah, Panasonic. Sì. Pensa che ci ho fatto. Non so se hai visto il video che ti ho mandato, quello della che sta sopra. Sì. Ok, cosa è successo però? Che io dall'ultima volta che ho fatto un video, io avevo preso 3 batterie, perché anche lì la batteria ti dura 20-30 minuti, un'ora al massimo, poi. Sì. E non le trovo più le altre 2 batterie, quindi bisogna comprare altre 2 batterie. Cioè il difetto di questa videocamera. Il difetto di questa videocamera qui è che con una batteria sola ci fai mezz'ora, tre quarti d'ora, che se devi registrare un evento è poco. Ma anche per questa vale la stessa cosa, perché questa ti fa mezz'ora. Quando lavoravo con Daniele c'aveva le batterie di ricambio per fare il matrimonio. 60. Qualunque macchina Canon, tu una batteria sola ci fai mezz'ora, forse un po' di più, tre quarti d'ora, dipende di quante ore, ma non ci puoi lavorare. Ti devi portare le 3-4 batterie di ricambio, se vuoi, perché non è che ti può rimanere in blackout. Certo. Quindi l'unica cosa che ti dico, se vuoi fare la Panasonic, che è una buona macchina, perché è molto versatile, è che dopo magari se ci devi lavorare in linea professionale ti fai almeno un'altra batteria, costa un 12 euro, così ce n'hai sempre una poi di ricambio, anche che metti sotto carica, eccetera. Ma se no ti dico, secondo me, tra l'altro l'ho vista in vendita a 199, quindi io l'ho pagato un po' di più, forse adesso sta venendo la versione nuova. Sì, non è poco, però consideri che è una macchina fotografica, una videocamera, certo, ha un obiettivo con una buona apertura per il notturno, secondo me è una buona macchina. Forse è impermeabile, quindi se ti casca anche l'acqua. Natale, quando iniziano i saldi, forse ci sarà vedi. Possibilità. Chissà, approfitteremo. La compreremo a nome della... Ah, si potrebbe comprare a nome dell'associazione. Giusto. Però vabbè, io ho preso... Una proprio personale mi ci vuole. Se sei nell'associazione la usi te, non è un problema. Nel senso, però la fatturiamo anche perché la usa l'associazione. Non so se c'è il metano qui, però bisogna che vai più avanti. Ascolta, quanto metano c'è? Perché se no arriviamo fino a Senigallia. Sì, allora arriviamo. Ci arrivi? Sì, penso che sì. Lo facciamo. Che okay. Ti ho fatto anche non fare l'autostrada così. È qui? Sì. Il metano. È vero. No, questo è il metano. No, questo è per la vafra. Sara. Sì. Sara. Io ormai. No, quello è per lavare le macchine, non è la colonia di metano. Va bene, altri argomenti, se non ce n'hai altri tiro fuori quelli della produzione. Però chi sono quelli della produzione? A te non c'è niente, me li devo inventare ancora. No, quindi. Tu sei d'accordo? Adesso ti volevo dire una cosa, sai che adesso c'è stata una protesta, un'enorme protesta della Coldiretti, anche a Roma. Per i soldi europei? No. Per il cibo italiano, ci sono dei cibi italiani che vengono in pratica fatti passare per italiani, ma italiani non sono. Perfetto, cioè vengono in Italia, li mettono il marchio e vanno via. Sì, ma è una fregatura che fanno in tanti paesi. No, da un lato sono d'accordo, nel senso che questo fa è una fregatura per gli stranieri che li comprano. Sì. E poi non hai effettivamente la qualità che hanno i prodotti italiani, cioè. Come la roba, se io compro una roba made in Germany, deve essere fatta in Germania, no che ci metti il marchio e poi va via ed è di passaggio. Purtroppo è un giochetto che non fanno solo per gli alimentari, perché io so per certo che ci sono altre ditte che fanno dei prodotti in Cina, li fanno passare per San Marino o per altre cose, ci mettono il marchio italiano, risulta fatto in Italia, ma non è vero. Certo. E hai la qualità, con tutto il rispetto, più o meno buona, che è di un prodotto cinese, non italiano. È no, che non è buona, perché il cinese non è... Io non so cosa dirti, dicono che la qualità del prodotto cinese è più bassa, la finitura, è diciamo, la qualità del prodotto... per difendere il prodotto italiano. Dicono che di solito la qualità dei prodotti cinesi non è eccessa, anche se c'è qualcuno che mi ha detto... Sì, te l'ho detto, me la dicono un'altra amica mia cinese, quindi... Però vabbè, questo secondo me è anche un po' di qualunquismo. Io credo che, giustamente, come tutte le cose...
è anche vero che se tu un prodotto lo paghi poco, sì, è ovvio che sarà di bassa qualità. Certo. Sono sicuro che magari ci saranno dei prodotti cinesi di alta qualità che pagherai però di giusto, perché certo, sono esseri umani come gli altri, e quindi per quanto si facciano pagare poco, alla fine, cioè, se te vuoi una Mercedes che per qualità è migliore di altre marche, comunque devi pagare di più. C'è il marchio, tutto quello che vuoi, c'è l'esperienza della Mercedes, ma c'è gente, la Rolls Royce per farla ci vuole 2 mesi, certo, non ci vuole un giorno. Dopo la paghi, però paghi il marchio, paghi tutto quello che vuoi, ma paghi anche una qualità in teoria molto migliore. Poi lì paghi molto anche il marchio sul discorso della Rolls Royce, siamo onesti, però, cioè, è ovvio che se tu una roba la paghi molto poco, poi avrai quello che c'è. Certo, certo. Quindi detto questo, da schifo. Il problema è questo qui, dei prodotti che hanno la falsa provenienza, per cui sembrano migliori di quello che sono solo perché c'hanno una... Dove mi devo mettere? Dietro al camion. Ok. Quindi no, non ho sentito molto bene il prodotto italiano, però... Anche perché, guarda, con tutto che io non ho mai... amato molto mangiare. La produzione, la Rai? No, non è la Rai. Il nome del programma non era Rai. Il Rai Luzio. Non è la Rai. Non è la Rai, è il Rai Luzio. Te sei la Ambrangiolini, allora non è la Rai. Quando, che sei, cominci a essere grandicella, quando eri giovine te, c'era la Ambrangiolini che faceva il programma Non è la Rai. Sì. Che tu guardavi, perfetto, sempre, du coioni. No, cioè, ogni tanto. Programma sì, inguardabile. Lo vergogna. Si vergogni, allora. Piccola, si vergogna. Avevo 12-13 anni e mettevo in croce mia madre. Quando eri a piccolo, casa, perché certo, tutta la vita volevo vedere quella schifezza. Buon compagni. E lei logicamente non la voleva vedere, porina. In questo caso, allora. Ebbe ragione. Sì, ci aveva ragione. Ascolta, ebbe ragione. Io non ho mai amato mangiare, invece. Io, no. No, io penso che mangiare sia una perdita di tempo. Io. Però ti posso dire che, pur non essendo una buona forchetta, sì, nel senso che mangio quello che mi capita, non faccio tanto lo schizzinoso, devo dire che quel poco di cose che ho mangiato, forse sarà anche per abitudine, ma quel poco di cose straniere che ho mangiato, non c'è niente che mi sia piaciuto come il cibo italiano. Cioè, se devo scegliere, preferisco il cibo italiano. C'è poca roba, forse un po' qualcosa di messicano, perché non mi dispiace la cima. Mi piace tanto. Non mi dispiace il piccante un pochettino. Mi piace tanto. Perché avevamo degli amici. Gli amici meridionali che ci portavano delle cose piccanti, il mi sono abituato, sì, che in parte assomiglia, quindi sì, posso dire, ma già se mi dici il cinese con tutto l'affetto, a me piace, fate la pesca, anche la cucina. Pronti? Cinese. Pronto? Sì, stiamo tornando, quando sono a casa ti faccio uno scrivo col fisso, va bene? Siamo a Marotta più o meno, Marotta. Qualcuno ha capito che siamo a Marotta? Ma dopo l'abbiamo filmata, te ne parlo a voce. Poca batteria, perché come facciamo? Vieni giù te? Come siamo messi? Te lo porto subito a Senigallia. Te lo sto portando giù dalla magnifica Urbino. Arriviamo, sì, alla bellissima Senigallia. Vabbè, ma guarda che noi siamo a Marotta, quindi 10 minuti ci siamo, 10 minuti, se vuoi partì. Pronto. Estamos en Marotta, ora. Finita la batteria. Ecco. Se lo vuoi richiamare, tieni. Ma non so il numero a memoria. Allora, guarda, cerca su Paolo. Basta. Non dico il cognome. No, non dico il cognome, però sto cercando di capire come funziona la... Pablito. No, Pablito, come si va nell'agenda... Adesso te lo... Aspetta, guarda. No, ma dimmelo a voce, quel allora, mondo. Allora, devi premere... No, guarda, da qui, molto più veloce. Da ma qui... Ma che roba tecnologica. Ma che tecnologica, è vecchio quanto un colpo questo telefono, è un Motorola V3, pensa un po' quanto è vecchio. Io sono l'unica che non ha lo smartphone, ma cioè me ne vanto, perché significa che non penso sempre ed esclusivamente a quello, ma c'ho ben altro a cui pensare. Lo so io cosa penso. No, c'ho ben altro a cui pensare, devo studiare, devo... imparare a fare lezione d'inglese, ragazzi, quindi c'ho diversi pensieri. Poi ci abbiamo tanti progetti per l'associazione Elpis, penso anche a quello e sono altamente motivata, quindi mi impegnerò su quello. Molto bello. Sì, ma te gli devi dare lo spazio. Abbiamo dato lo spazio, tanta distanza di sicurezza. Allora, ascolta, tra un po' mi viene da vomitare a me. Io ti ho avvisato, dopo te fa come ti pare. Come si fa a tirare sulla cornetta qua? A chiamare il tizio, cliccando premi, cedro. No, qui. Questo. L'hai trovato? Vediamo un po'. Pronto?
Ricci? Antonio? Sì. No, guarda, il programma ormai lo diamo alla Rai. Se voi ne facciamo una copia, lo diamo a voi se vi interessa. No, ma siamo già parlando con loro. Sì. No, non ti preoccupare. Vabbè, no, no, non te la prendere. La prossima volta lavoriamo con voi, dai. Dai, ti devo salutare. Ciao, ciao, c'è la polizia. Ciao, ciao, ciao. Era occupato. No, era occupato. Niente, boom, a monte. A monte di Venere. Tanto gli ho detto che venisse giù, che non rompessi i coioni, cazzo. Oh, senti, io... qui c'era i cinesi, la prossima volta... Qui c'è... Non ci ho mai portato i cinesi qua, vero? E sono qua. Ah, eccoli. Ho fatto un... dove c'è l'appunto bianca. Vestiti, sì, è un po' uno store generico. Vedi sti furbocchioni? Anche se non c'hanno il Natale, mettono tutti i cose di Natale. Ancora. Guarda che incredibile. No, niente, pensavo. È una bellissima giornata oggi, piena di sole. Meglio che così non ci potevo andare. Ottime condizioni climatiche. Come hai detto, e ottimo stato. Come hai detto la Daria, niente ghiaccio sulla strada. Della strada, ottime condizioni anche di viaggio. Quindi Daria, tranquilla. Non si dovrebbe fare veramente pubblicità. Il Senigallia. Ora siamo a Senigallia. Quella dove lo capisci? Bellissima, perché c'è scritto così grande Senigallia. Ah. Noi andiamo in centro. Ma sì, dai. In centro siamo arrivati. Questo è Cesano, il quartiere che... Cesano, Andrea, io lo devo visitare perché ho visto un servizio giornalistico su TV Centro Marche in cui si diceva, nel cui servizio, anzi, il prete di una chiesa, purtroppo non mi ricordo il nome della chiesa, diceva che la chiesa contiene un dipinto del Padre Nostro, che è del 400. Del Canovaccio. Ecco, del Canovaccio pure. E io non l'ho visto, non ci sono stata mai. Ma chi è sto Canovaccio? Non esiste il Canovaccio. Scherzo. Il Canovaccio. No, è stato attribuito, e c'è anche un'altra opera, non mi ricordo di che periodo, che è stata attribuita a Giovanni Santi, il padre di Raffaello. Quindi Andrea, per favore, la prossima volta mi dici dov'è. Cesano è il quartiere che stiamo attraversando in questo momento. Ci vado e vado a vedere queste due bellissime cose. Questo quartiere che noi stiamo attraversando è il Cesano. Perfetto, allora portami nella chiesa. La chiesa, bisogna vedere come si chiama. Ce n'è più di una. Io questa tanto cosa che non ce ne saranno una, mille chiese. Allora, una sicuramente non può essere perché è moderna, quindi non può quella essere. Quella no, la escludiamo. Andremo quando potrò a vedere subito questo dipinto che è stato attribuito a Giovanni Santi. Perché sennò che guida turistica sono, scusa, se non mi informo nemmeno e non conosco alle perfezioni le qui abbiamo bellezze il bar artistiche. Qui abbiamo il bar Frank, qui c'è un locale che è stato chiuso. Guarda, qui c'è un locale che è stato chiuso per prostituzione, il Monello. Ma non ci importa. Poi c'è la clinica veterinaria. Noi andremo a vedere le bellezze. Qui c'è il concessionario Ford. Ti sto facendo una la Ford americana, è marchigiana? Ho capito, ma io ti sto... vabbè, il palazzo. Qui c'è Autolandia, invece non ci interessa. Noi ci interessano le bellezze artistiche delle Marche. Questo qui c'è, lì c'è un cartello dell'Ipercop, qui c'è Lucertini, Sacca. Già la Coop ci potrebbe interessare un po' di più perché è una cooperativa di Bologna. Nazionale. Nazionale, sì. Ricca. Molto più attenta alle questioni ambientali e biologiche. Ah, grosso, però roba grossa. Sì. Cose molto più importanti. Vabbè, casa scoccia, noi siamo quasi arrivati a Senigallia. Abbiamo litigato? Largo no. Se c'era Paolo avevamo litigato. Non è voluto venire, non è voluto venire, fa molto ben fatto senza, dai. Prossima volta portiamo anche lui. Se il pubblico è entusiasta, faremo un altro video, anche perché c'ho da fare, da metà posto, il video dell'Università d'Urbino. Sì, poi bravo, grazie questa. Andrea, non so come ringraziarti per tutto questo lavoro che fai. Capirai, è una cavolata. No, ma che cavolata, è una cosa preziosissima potevo, che fai tu, fai un lavoro enorme. Bene, te la ringrazio. Che scherzi, dove sei? Sempre dritta, però non andare a sbattere. Qui c'è la farmacia dove tu hai comprato i tuoi prodotti. Io ci arriverò con il metano, con questo metano. Dove? Fino a Ancona, giù a Porto Recanati? No,
Allora, sai cosa facciamo adesso? Tu vieni dietro a me. Sì. Ah, grazie, me lo mostri? E ti faccio vedere dove... Sì, devo fare solo un saluto a casa per dire che, sì, che sono ancora vivo. E, perché non ho detto che non rientravo. E poi prendo la macchina e andiamo a pescare Luzio. E qui è il metano? Non credo. No. Ma avevi portato quella volta a fare il metano... Se te non ti creasse problemi, sì, andare invece che in autostrada a puntare verso Ancona e prenderla più avanti l'autostrada, se non hai fretta, tu su questa strada qui, se vai, sì, sempre verso Ancona, sì, ci vai a sbattere sul metano, perché lo trovi. Ah. Però devi uscire da Senigallia e puntare sempre verso il sud. Cioè devi stare su questa strada qui, non devi girare. Qual è la strada più breve secondo te? L'autostrada? Ma l'autostrada prima o poi la dovrai prendere, voglio dire, se devi arrivare, dove devi arrivare? A Macerata? A Porto Recanati. E comunque è lunga. Però non devi prenderla per forza a Senigallia, la puoi prendere ad Ancona l'autostrada. Ti crea problemi? Certo. Se non ti crea problemi, la cosa migliore è che tu tiri sempre avanti, no? Su questa strada qui, adesso te la faccio vedere però. Arrivi alla, al metà, se no andiamo da un'altra parte, perché comunque è uguale. Andiamo da in un posto che sta qui a Senigallia e lo faccio. Però dopo ti ritrovi a Senigallia, sei capace di trovare l'autostrada di nuovo? Autostrada c'è scritto lì. Ok. Se no più avanti non la trovo adesso un... Sì, ma il distributore che ti dico io, bisogna che passi... Da tutt'altra parte. Comunque mi devi venire dietro, secondo me. Non fa niente, dai, allora vado giù direttamente. No, ma ti faccio vedere. No, fa niente. Però facciamo una cosa, guarda. Ma è ancora attiva? Che cosa? Sì, certo, finché non arriviamo. Dopo, non preoccuparti, faccio come nei cosi, nei Milano-Roma, faccio i tagli, anche perché non è che può stare. Poi che non sarà stata mezz'ora, 40 minuti, quanto avremmo fatto? 40 minuti. Adesso vedo. 18. Povero Andrea. Lei deve dire così, è contenta così. Povero Andrea. Un cinese. Dove? Non mi sulla piace. Nostra sinistra. Io, a essere sincero, preferisco le cinesi femmine. Femmine. I cinesi cinese. Maschi già un po' di meno. Mi piacciono le cinesi femmine, le europee femmine. Il cinese maschio, l'europeo maschio. Non so dirti che cosa e perché. Non so spiegarti il motivo. Però c'è qualcosa che non mi convince, che non mi attira più che non mi convince. Ma allora c'era il cinese? È una miseria, oh. Qui siamo in mano ai cinesi. Io bisogna che mi tiro un po' gli se occhi. Se vieni a Porto Sant'Elpidio, sai quanti negozi cinesi incontri? Vabbè, io avrei bisogno di fare i soldi con i cinesi. Qui ci fermiamo perché c'è lo stop, è anche rosso, esatto. No, è verde. E ora è verde. E allora possiamo ripartire con calma. Io con la sola imposizione delle mani ho fatto venire verde. Io ho un potere sui semafori, capito? Allora verrai sempre con me, mi ti porto sempre dietro. Allora, mi ti porto. Adesso facciamo una cosa molto bella. Tu sì. Mi vai in via Andrea sì. E ti fermi. Io entro, sì. Prendo le chiavi della macchina, sì. Prendo la macchina e ti vengo avanti o dietro. Grazie. E ti porto a fare il metano. Grazie. Tanto se tu vuoi pensare a un ultimo argomento mentre mi aspetti, ti lascio la macchina fotografica. E ti butti giù sulla discesa qua. Quale discesa, Andrea? E subito sulla destra, prima del sulla ponte, destra. Dove vedi che c'è il simbolo del fiume. Sì. Qui sì, rallenti, eviti di andare contro questa macchina che sta facendo la salita. No, gli do la precedenza. No, ma ci passi, eh? Ci passi. Basta che tieni. Non ci passi. Sì, ci passi, ma non devi. No, avere Andrea, non c'è. In Maceratese si direbbe o provincia in Macerata o Monte Cassiano. Devi andare dove c'è il camion. Non c'è dove bocco. Il camion, un camion. In allora, dialetto. Ti dico dove devi andare. Non ci passo. Non ci buchi. Allora, non ci buchi. Tu adesso ti dovresti fermare qui in ogni punto è buono. Mettiti dietro quella macchina lì, guarda. Alla Toyota? Sì, sì. No, Volkswagen. Eccolo. Ma troppo avanti sei andata. Adesso Di qua. Torniamo qui. Oppure guarda. No, vabbè, aspetta. Perché se arriva una macchina che mi aspetti devi infilare qui. Esatto. Metto qui. Metti le quattro file invece vai via subito. Se esatto. Do fastidio. Esatto. Senza distruggere la macchina, magari. Allora, dammi un secondo solo, io arrivo subito. Così sì, andiamo a prendere anche Luzio. Comodo. È che Luzio ora sicuramente. Allora, ti lascio un attimo la macchina, che tanto quella mi serve lì. Arrivo subito. Sì.
mi vieni dietro? Sì, subito. Grazie.